Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio presenta Novelle Radiose, rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bell'età. Scusate, buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera a Maria Teresa che è qui buonasera con me. Buonasera a tutti. Stavo cantando, scusate, ma sono stato preso alla sprovvista, ma scelgo queste musiche così che mi fanno partire. No? E beh, succede. Allora, buonasera e siamo alla puntata delle novelle radiose e abbiamo con noi, diciamo, una novella bellissima che si intitola Cosmos sul Mona. Con chi ne parliamo? È qui. Adesso sono cavoli amari, come si dice da noi. Cerchiamo di inquadrare. Cosmos.
cosmos, una cosa diciamo al di fuori, no? Tutto il cosmo. Sul Mona i confetti. Allora dico, ma che ci azzecca? Allora oggi invece mi ha presa un'ispirazione, parlando, mentre parlavo con l'ospite di questa sera, un ospite nuovo chiaramente, ogni sera abbiamo un ospite nuovo. Di mercoledì specialmente. Quindi è un ospite importantissimo ed è un matematico. Perché dico così? Perché oggi ci siamo cimentati insieme in mezzo a delle formule, ma fantastiche, perché devo dire che lui si sta buttando in mezzo alla costruzione di programmi interessantissimi che servono alla nostra radio, tra parentesi, oltre che anche ad altre situazioni, e devo dire che mi ci diverto molto ad adoperarle, perché sono adatte, sono fatte su misura per le nostre esigenze. Allora ho detto, le formule, controformule, qui ci vuole un mago. Ma formule con cosmos e sul Mona. No, siccome non ci azzeccava niente, ho detto, allora troviamo un'altra cosa. Allora ho detto, vediamo di trovare una cosa, mentre diciamo già vedo che il nostro ospite è entrato, freme. No? Freme, ma devo aspettare un attimo, perché bisogna presentarlo nel modo giusto. Quindi ci vuole un mago che poi ci spiegherà anche cosmos sul Mona, ma che poi è colui che ha fatto, diciamo, oggi uso di formule magiche. Sentiamo chi è. Igitus, Igitus, Zambra Cazzè. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, 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 non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Questo è un momento che si preparava per me. Pocketi, pocketi, walketi, wack. Abra, cabra, dabra, dac. Se ciascun si stringerà, il tuo statuto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum. Presti digitorium. Alica fez, palaca sez, malaca mez, veri padez. Pocketi, pocketi, walketi, al. Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, Zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza inclinato. C'ha avuto qualche problema per fare le E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo? Mi sa, occhiti, pocheti. Occhiti, pocheti? Oh, ecco, sì, è vero. Ecco, ora riparte. Ecco, ecco. Tutto quel che servirà. È quasi finito di ballare. Ecco. Non ti farò aspettare. Sta arrivando. Signori e signori, è con noi Umberto Alunni, detto Merlino. Io stavo aspettando, ma comunque non... Buonasera, buonasera Maria Teresa. Si è incartato però, Umbè? Ha fatto un giro largo e qua dopo si è perso. Non è vero. No, ma è un ragazzo. Lo fa sempre più complicata, insomma, mia. Ma d'altra parte è così. Che gli facciamo, bisogna prenderlo per com'è, quindi diciamo, ecco, nelle sue così ispirazioni, hai detto? Certo. Vabbè. No, avevo capito bene. Comunque, insomma, ecco, va bene, meglio Merlino che qualcun altro, insomma, no, ci mancherebbe, comunque. Mi era venuta in mente oggi la cosa, la fata smemorina, però dopo ho detto non ci siamo. Abbiamo un po' di polvi. Vabbè, ma smemorina, no, su, abbiamo... la prima è probabilmente la fata smemorina, poi ho detto, beh, no, non va bene. Però, diciamo, allora, rientriamo nella serietà del caso, no? Perché è importante. Allora, questa sera... Com'è stasera? Di che cosa bisogna parlare? Non so che sta a mettere. Ti prego, vai dritto. No, sta a mettere qualcosa, ha messo qualcosa, non sento più. No, non ho capito che hai detto. Non ho capito, scusa. No, dai, va bene. E là. Non scherziamo, con gli scherzi. Ecco. Allora, non scherziamo, perché adesso entriamo nell'argomento serio. No? Ma sì, dai. Entriamo nell'argomento serio. Noi siamo sempre seri, non abbiamo bisogno di argomenti.
sono le cose serie che vengono a noi. No, no. Io te l'ho detto, vai dritto, vai dritto. Sì, io andrei dritto con una macchina, ma insomma. In questo momento Umberto ha potuto vedere tramite la telecamera che ci unisce il numero di Topolino. Non osare con... l'uomo, no? Ciò no, che... certo. Vabbè. Con il secondo pezzo del deposito. E quindi oggi mi sono comprato. Chissà come andrà a finire. Arriverà il numero? Io intanto ho speso, come fa un noto comico in televisione, po, caro mio. Qui ho speso adesso, e anzi, vi dirò un'altra cosa. La Panini non mi ha ancora risposto. Cioè, qui stiamo veramente rasentando. No, stiamo rasentando l'impossibile. Ma ce la faremo, ce la faremo, non ti preoccupare. Vedrai che prima o poi qualcuno ci risponderà. Oh, ti volevo dire che questo numero è importante dire. Il secondo piano dove c'è la stanza dei soldi di Zio Paperone, no? Poi c'è anche Battista, quindi il personaggio di Battista. Lucio Battista, no? Lucio famoso. Battista, assolutamente sì. E poi c'è un bel divanetto verde dove Zio Paperone si siede. Quindi adesso col piano terra, la limousine, Zio Paperone, Battista, secondo me stiamo a buon punto. Mancano, diciamo, circa altre tre uscite, dove abbiamo il secondo piano, poi abbiamo i bassotti, e poi la Ternana, sì, la Ternana, la Ternana che ha vinto stasera, la Terrazza più Cannone, e quindi abbiamo anche il Cannone. Questo è importante. Non mi di niente, perché la soddisfazione mia non è pari alla tua, ecco, insomma, ecco. E Maria Teresa sicuramente è contenta, perché lo metterò in bella vista, non so se anche in camera potrebbe andare. Sicuramente no, sicuramente. Io guarda, non ho capito. Vabbè. Poi farà No, va bene, va bene, non c'è problema. Continua, dicevi, scusa. No, lo metterò in camera, perché penso che è un pezzo pregiato. Sì, sì, no, hai ragione. Va bene. Bella, ma vogliamo parlare cose serie, per favore? Sì, però ti potrei anche dire che di questa canzone che stai mettendo, che è molto bella, io avevo un disco molto particolare, che era fatto di plastica praticamente, e in mezzo si metteva una specie di un aggeggio con tutti i specchi intorno, e mentre il disco girava io vedevo che Topolino si muoveva e camminava. È una cosa impressionante. Bella, credo che l'abbiano fatto solo per te questa cosa. Sì, adesso che vado a casa di papà lo vado a cercare, perché te lo voglio vedere. Ma ci puoi andare fra un pochino oppure devi andare subito? Perché no, ci vado mo venerdì, ci vado. Abbiamo gente. Sì, scusa, dai, beh, vedi, però questa cosa mi ha fatto. No. No, volevo dire, insomma, abbiamo gente, senza... scusate, non vi abbiamo offerto niente ancora. No, infatti, se cominciamo con i nostri numerosi è impossibile, diciamo un abbraccio virtuale, diciamo, no? Sì, è un avvio, diciamo, verso una trasmissione che si... sì. Allora, Cosmos Sulmona, che cos'è? L'hai detto prima, scusa. L'hai detto prima. Cosmos Sulmona è la marca di un apparecchio, insomma, più che un apparecchio è un mobile da terra, che è un giradischi, che insomma è un giradischi, poi c'è un portadischi e sopra la possibilità di alloggiare una radio, perché il giradischi si sente attraverso la radio. E quando praticamente ho trovato questa radio, che insomma, fa parte insomma della mia collezione da tantissimi anni, devo dire che insomma è uno dei primi pezzi che ho trovato. Era una radio, cioè una situazione un po' scarpantibus, cioè Scarpantibus, nel senso che Scarpantibus è il personaggio di Arbore, no? Se ti ricordi. Certo. Era, nel senso che non era né carne né pesce, gli mancava qualche pezzo,
Insomma, era un mobile che ho preso così per di rumore. No, non lo so. Ok, ci siamo. È un mobile che ho preso, però tutto sommato non era particolarmente edificante. Poi mi sono reso conto che magari con un po' di attività di restauro poteva essere un bel pezzo. E da lì, da questo, diciamo, avvio non particolarmente empatico tra me e il pezzo. Ma stasera poi, diciamo... è empatico, Scarpanti. Busta, sento che c'è un'atmosfera. No? No. No. No, non c'è atmosfera. No, c'è atmosfera, c'è stata, che sennò ci eravamo scoppiati. Però insomma, non... è un'atmosfera normale, insomma. Ma giustamente rarefatta. Io mi chiedo, no, una domanda. Ma quando uno... Sull'atmosfera? No, quando uno vede un pezzo e così, no? Una radio, quello che vuoi, e lo compra, secondo me ci deve essere qualcosa che nasce fra il compratore e il pezzo da comprare, no? Beh sì, c'è un discorso. Avrai visto dietro magari anche a qualcosa da restaurare, qualcosa insomma di interessante. Dipende un attimo dal momento. Questo ovviamente per me, poi insomma, non certo faccio adesso, però dipende sempre dal momento in cui tu compri e a che punto sta la tua collezione. Cioè, se sei all'inizio, per esempio, magari non hai un occhio particolarmente clinico, non tanto e non solo perché magari non hai tanta esperienza, ma anche perché devi costituire una collezione, la devi generare, la devi creare, no? Quindi, insomma, se non c'è nessun pezzo, il primo pezzo va bene, il secondo va abbastanza bene, il terzo va abbastanza bene, il quarto comincia a vedere se in base al tuo desiderata quel pezzo può andare bene. Mi spiego meglio. Ci sono alcuni collezionisti che raccolgono, che conservano alcune marche e basta. Alcuni un determinato periodo di tempo, altri una determinata tipologia di apparati. Per esempio, alcuni fanno, raccolgono, gestiscono una collezione di radio da terra e magari non gli interessa niente dei transistor. Altri ancora collezionano grammofoni e magari, anche se vedono una radio meravigliosa, non gli interessa niente. Quindi c'è un po', Maria Teresa, qualcosa che passa attraverso il tuo filtro, il filtro, diciamo, di come la pensi con riferimento alla collezione. E poi dopo, diciamo, il pezzo viene in un secondo momento, se è compatibile va bene, se è abbastanza compatibile oppure no. Per quanto mi riguarda, io sono un po' bulimico da questo punto di vista, fin dall'inizio, nel senso che ho cercato di raccogliere un po' tutto per cercare di comporre qualcosa il più lato possibile che potesse magari consentirmi di raccontare determinate cose. Io non sono particolarmente affezionato al pezzo quanto alla storia, diciamo, che quel pezzo esprime, no? E quindi quanto più larga, diciamo, è la latitudine dei pezzi osservati, sia nella tipologia che anche nel periodo, tanto più ho possibilità di poter raccontare, verificare, riscontrare, incrociare. Poi c'è anche un altro aspetto. Per esempio, se un mobile o un apparato è pseudo distrutto, nei limiti del possibile si può utilizzare per magari per raccogliere dei pezzi, dei materiali. E quindi, insomma, ogni cosa è a sé, no? Ho capito.
Questo però è il mio punto di vista, ovviamente è assolutamente, come si dice, discutibile, negoziabile, perché poi cioè, ognuno di noi ha una sua, ha un suo punto di vista, insomma. Io per esempio ho degli amici carissimi che collezionano radio di una marca, per esempio c'ho un mio carissimo amico di Calenzano, diciamo, vicino Prato, che colleziona Zenith, è una marca americana, una cosa un po' particolare, no, se vuoi, però lui è espertissimo in Zenith, e quindi ognuno c'ha le sue, è così. Okay. Paolo, che dici? No, io mi volevo togliere una curiosità, no, ma adesso che cosa hai sotto mano, diciamo, di radio? Stai sistemando qualcosa? No, in vero non sto sistemando niente, perché sono un pochino, c'è un carissimo amico che mi ha coinvolto, diciamo, in un'esperienza che mi sta portando via piacevolmente parecchio tempo, e quindi mi sta distraendo, diciamo, dalle mie affezioni normali, però insomma prima o poi gliela farò pagare. Certo, certo, e... bene. Però dovrebbe essere uno in gamba, però dovrebbe essere, no, uno... è un caro amico, al di là di tutto è un carissimo amico, ecco. Fammelo conoscere, va. Si può discutere tutto meno il fatto che sia amico, insomma, questo non si discute. Sono contento perché i buoni amici ce n'è bisogno adesso. Mi sa che lo conosco, perché me l'ha detto e te conosce bene, che sei un carissimo amico, un grande amico, sì, con cui condivide una grande passione. Vabbè. Poi quando lo incontro glielo dico. Dicono tutti così, caro mio. Dicono tutti così. Lo so. Beh. Detto questo, comunque, noi come al solito, devo dire che forse, non so se sei d'accordo, questa bellissima radio meriterebbe un leggerissimo approfondimento. Lo approfondiamo, no? Secondo me sì. Ma devo dire che io, quando sono venuto a casa tua, questa non me lo ricordo di averla vista, o sì? Ah, sì, perché mi hai fatto vedere che si apriva, perché se la descriviamo un attimo... Sì, ma molto probabilmente tu hai visto una simile, perché questa in particolare è iBox, nel senso che ha subito un po' di danni. Allora, ricominciamo da capo. Stiamo parlando di una radio da terra che si appoggia, diciamo, fine anni 50. Si cominciano a vedere le zampette con un movimento, movimento che poi, insomma, negli anni 60, all'inizissimo degli anni 60, lavorerà, insomma, sarà molto più presente. Comunque, sono quattro zampette, una bella forma rotonda, dove c'è l'impiallacciatura in noce quasi dappertutto, tranne sul frontale, i due sportelli laterali che dovrebbero contenere i dischi. Poi c'è lo sportello sottostante che dovrebbe contenere un po', cioè le bottiglie, no? Sai, quelle cose. Sì. E poi lo sportello che si tira fuori, dove c'è il piatto del giradischi. Sì. Sopra c'è, e quindi questi quattro sportelli sono in radica di pioppo, che forse l'ho detto già altre volte, è un legno particolarmente malleabile, e soprattutto sulle curve risponde molto molto bene. È molto carino, molto bello, perché c'ha un colore che dà sul grano biondo dorato, sembra la tinta dei capelli, però insomma era per dare l'idea. No, questa radio, allora l'ho trovata, che il pezzo davanti in noce l'ho rifatto completamente, diciamo, l'impiallacciatura, avevo l'avevo simile, quindi l'ho ricostruita. Due zampe erano rovinate, quindi l'ho rimessa a posto, e le due maniglie degli slot
delle bottiglie e del disco, quindi ho fatto un intervento abbastanza invasivo, dopodiché è stato tutto quanto insomma sverniciato, ritamponato con la gomma lacca, quindi fatto un lavoro abbastanza importante. Certo. Recentemente si è un po' rovinato, perché insomma, una locazione non particolarmente felice, insomma, c'è stato qualche danno, e quindi, come dicevo, è ai box, perché deve essere restaurato. È stato attaccato dai tarli, quindi ho fatto il trattamento antitarlo. Poi, se ti farà piacere, magari posso raccontare come si fa antitarlo. Cioè, se si prende il Flaubert, che è una, insomma, un fucile, che se spara ognuno, insomma, aiuto, scappa il tarlo, che poi è bellissimo. No, a parte gli scherzi, comunque ci sono vari modi, però il modo migliore è quello, diciamo, di poter lavorare in chiave combinata, cioè iniettare la siringa, innanzitutto pulire i fori, quindi con l'aria, con un'aria compressa leggera, perché sennò è un problema. È un po', sai, tipo acchiappa la talpa, ti ricordi quel giochino? Sì, quel gioco, sì, beh. Perché quando tu premi il compressore, devi essere leggero, sennò butti via tutto la radio, foro, magari ti esce fuori, diciamo, la segatura dall'altra parte, quindi quella con la faccia e viene su il è un po', capito, acchiappa la talpa, quindi devi fare tutto il giro per pulirli tutti quanti. Poi dopo devi con una siringa iniettare il trattamento, che insomma si trova tranquillamente in ferramenta, lo devi iniettare buco per buco, poi spennelli tutta la parte interna ed esterna, quindi tutta la parte visibile del legno, con questo trattamento, e molto velocemente lo inserisci dentro un sacco togliendogli prima l'aria, perché praticamente devi c'è l'asfissia, insomma, c'è la camera a gas. Questo trattamento, cioè questo mobile, deve rimanere da 3 giorni, 4, 5, a seconda, diciamo, del grado di invasività del tarlo. Poi esci fuori, i pori si otturano con una sorta di cera, normalmente una cera colorata, e poi si inizia il trattamento, insomma, ecco. Certo. Si fanno le cose normali. Comunque è un processo molto lungo, okay. Che però assicura successo. D'altra parte, il legno, che se ne dica, è una componente viva, quindi può essere attaccato, ha i suoi problemi, e quindi deve essere ogni tanto, diciamo, rivisto. Senti, io ho un mobile con un po' di tarli, potresti venire a fare il trattamento? Assolutamente, mi devi trovare le cartucce per il Flaubert, che ci penso io. No, io ho la mia combattente contro i tarli. E Maria Teresa è tutta, ma quando c'è un tarlo combatte. Con l'elmetto, magari. Con l'elmetto, certo, combatte, sì. Sono cose antipatiche, però bisogna... La domanda è retorica, perché mi sa che non funziona questa, vero? No, funziona. Funziona? Questa... Però voglio dire, quello che vedi, cioè insomma, il mobile in sé, altro non è che un motorino, sì, che fa girare il disco, motorino, sì. Sì. E praticamente, diciamo, una connessione che è un filo, diciamo, che porta il segnale alla radio. Certo. Poi dietro c'è, sai, quelle prese dove c'è scritto fono. Sì, no, sì. Sulla radio dietro, sì. Attacchi quello, poi c'è il commutatore davanti che prevede onde medie, onde corte, onde fono, cioè quindi selezioni, sì, il commutatore sul fono, e praticamente si utilizza la parte elettronica componentistica chiamata di bassa frequenza per ascoltare la radio, cioè sostanzialmente, per dirla in maniera semplice, piuttosto che prendere la radio in quella commutazione fono, piuttosto che prendere il segnale dall'antenna e trasmetterlo all'amplificatore, lo prende dal filo, insomma, di bassa frequenza, dal filo del giradischi, sì, lo
canalizza all'amplificatore e quindi praticamente l'amplificatore svolge lo stesso lavoro, gli arriva un segnale non dall'antenna ma gli arriva dal giradischi e lui si comporta allo stesso modo. Beh, simpatica come cosa, però questa è una bella soluzione. Beh, era una soluzione praticata perché veniva utilizzata diciamo da tempo in memoria, perché quando ci si è ridotto il numero delle manopole, no? Sai, sì. Ogni tanto scherziamo sempre sul fatto del mille mani, no? Che sì. Quello che deve girare. Con una tecnologia chiamata super eterodina, che spacca sostanzialmente la radio in tre pezzi: la parte di alta frequenza, cioè l'accoglimento del segnale, per capirci, dall'antenna, no? Sì. Poi c'è una parte di media frequenza, che è la normalizzazione di questo segnale, a prescindere da qualsiasi possa essere la stazione, onde medie, corte, lunghe, cioè normalizza questo segnale, lo posiziona di modo che possa essere consegnato allo stesso modo all'amplificatore di bassa frequenza. Quindi amplificatore di bassa frequenza, altoparlanti, suono. Quindi, come dicevo prima, no? Si scarta la parte di alta frequenza, si scarta la parte di media frequenza, il segnale arriva direttamente all'amplificatore perché già per sua natura è normalizzato. Bene. Ah, questa è una bella cosa, mi piace. E prima non sarebbe stato possibile. Non sarebbe stato possibile perché con i sistemi a reazione, neutrodina, altri sistemi, questo non era possibile perché non era ingegnato allo stesso modo. Certo. Rischiavi di sentire un fischio e ti venivano le orecchie come Dumbo. Ecco. Certo, come Topolino. Non lo volevo citare, mannaggia. No, devi citarlo, Topolino è sempre fondamentale. Che miseriaccia. Senti, solo 33 o 33,78 o solo 78? E questo era solo 78. Ok. Sì, questo aveva la caratteristica del 78, sì, non aveva altre possibilità. Una tecnica che è molto utile al sottoscritto. Allora, sai che adesso noi ci sono degli apparecchi che passano i dischi in vinile o le cassette o quello che sia sulla chiavetta, sì. USB per digitalizzarli, no? Allora, mi sono reso conto, proprio guardando in questi giorni il mio apparecchio per fare questi trasporti, che c'è anche il 78 giri. Però io mi ricordo che quando c'era il 78 giri, la puntina si doveva cambiare. Cioè, mi ricordo che c'erano alcune che si giravano, no? Ti ricordi, c'era da parte dietro, c'era quella 78 e da parte della, sì, 33. Invece mi sono accorto che su questi tipo di apparecchi, o forse adesso in generale, si usa la stessa puntina per il 33 e 78. Ma lo ritieni una cosa possibile? Sì. Sì, sì, è una cosa possibile perché, cioè, è una normalizzazione della puntina che consente di poter fare lo stesso giro. Devo dire che, insomma, quelle cose carinissime dove, no, la puntina si girava, c'era tutta un'accortezza, ecco, no, perché poi probabilmente, diciamo, con anche la tecnologia, diciamo, il tipo di metallo, diciamo, utilizzato per la puntina assolve il problema. Tant'è che ce l'ho anch'io, sinceramente, uno di questi attrezzi. L'adopero poco, in vero, perché, insomma, mi sa un po'... Insomma, però è sempre molto utile, cioè per certi aspetti, diciamo, è utile, perché se c'hai qualche disco particolare, qualche situazione particolare, fa sempre comodo. Io, per il mio, anche le cassette, fa le cassette. La cosa bella, sai, in una radio, io oggi sono stato a casa di mio padre, lo sapevo perché, insomma, ho vissuto tanti anni lì, però dopo che mi sono sposato curavamo insieme a papà tutta la collezione, no, di dischi, cassette. Mi sono accorto oggi, stando da solo nel nostro studio, quello mio e di mio padre, quanto materiale c'è da dover digitalizzare per poi far sì che no, parte, resti, perché il vinile è ancora integro, quello che sia, però per averne una copia, per tenere, cioè tantissimo materiale, ci vorranno anni lì per digitalizzare tutto. E quanto mio padre, mi sono accorto che nel tempo, è morto, aveva quasi 98 anni, quindi lui è
diciamo, ha smesso la sua attività anche di telecronista, no? C'aveva una trasmissione a Teleterni che si chiamava Le Tre Muse. Ma quanta musica, quanto materiale non solo musicale continuava a prendere. Io mi sono reso conto oggi che c'è tantissimo di quel materiale che veramente anche per la nostra radio, Umberto, non solo musica, ma anche delle alcune trasmissioni importantissime, storiche, che poi ti farò vedere, ma veramente e questi attrezzi ci aiuteranno tantissimo, aiutano tantissimo a fare questo tipo di operazione, perché... Qui c'è poi tutta una situazione complessa da questo punto di vista, no? Perché sembrerebbe che, insomma, oggi come oggi, più del vinile non ci sia né compact disc, né CD, né DVD che tengano, perché comunque sia, non so se siano leggende metropolitane, ma insomma poi questo... anche i DVD ogni tanto devono essere riversati su se stessi, perché poi magari la conformazione, diciamo la definizione laser delle piste, verosimilmente rischia anche di consumarsi e di risentire della forza di gravità. Sembra una cosa buffa, però sempre, per me questo. Tant'è che io, mi ripeto, ho letto, ma insomma l'attendibilità della fonte non posso non mi posso assumere responsabilità, che i servizi segreti anche americani spesso e volentieri, cioè non mettevano i DVD piatto, ma lo mettevano dritto proprio per poter cercare di come si dice, di ridurre l'effetto della forza di gravità. E che poi comunque ogni X anni c'era un riversamento continuo, di modo che si potesse rigenerare completamente l'onda, l'onda quadra, insomma, del segnale digitale, quindi rinfrescare l'onda, ecco, mi veniva la parola. Sì, è vero, anche perché la specchiatura del CD poi nel tempo c'ha il suo decadimento, no? Sì. E quindi, insomma, è tutto un problema. Mentre anche il discorso dei nastri, io per esempio ho digitalizzato qualcosa come 180-190 filmini dei miei figli da piccoli in avanti, no? Sì. E li ho digitalizzati facendoli, insomma, tramite DVD. Devo dire però che se per gusto e per piacere tiro fuori un nastro di 20 anni fa, quel nastro ancora si vede. Anch'io ho fatto la stessa cosa, e c'è una pastosità dell'immagine che è diversa dal riversamento. Direi proprio di sì. Come il disco, la stessa cosa. Bene, dopo questo discorso molto interessante che abbiamo fatto questa sera, io direi di farmi giocare un pochino, perché ho voglia di giocare, e poi far partire la lettura della novella a Maria Teresa. Benissimo. La casa di Maria Stella e Germano era molto austera. Vivevano in città, al centro, in un palazzo costruito a fine Ottocento. I mobili in noce scuro caricavano ulteriormente quel clima pregno, non so di cosa. La casa non sembrava assolutamente condizionata dalle rotondità degli anni 50. Lì dentro tutto sembrava essersi fermato a inizio secolo, nonostante fosse il 1955. Tutto faceva pensare che sarebbe stato meglio uscire di casa, partendo dai colori fino alle forme dei mobili stessi. Lui faceva il notaio ed aveva uno studio particolarmente accreditato, situato a poche centinaia di metri dall'abitazione. Lei faceva
la moglie del notaio, anche perché le condizioni economiche di famiglia le conferivano ampie possibilità di scelta in quanto a tipo e stile di vita da seguire. All'interno del salone era situato un mobile non particolarmente pregiato che aveva almeno 5 funzionalità: mobile bar, fonografo, portadischi, portabicchieri e portabottiglie, base per radio. Andiamo con ordine. In verità era un solo mobile e rispetto a quelli presenti nell'ambiente, particolarmente contenuto e sobrio, privo di alcun pregio. Colpiva in modo particolare il contrasto tra il colore degli sportelli e quello del resto del mobile, rispettivamente quasi giallino e marrone. Non era in legno massello, ma appena impreziosito da una impiallacciatura in radica di pioppo e noce. Probabilmente era stato realizzato da un artigiano o da una piccola ditta senza un futuro particolarmente glorioso. La marca era Cosmos Sulmona. Non si sentiva troppo in giro, anzi, per niente. Cosa ci faceva un mobile così apparentemente distonico rispetto agli altri? Era mai possibile che i due coniugi avessero fatto un errore così grossolano in quanto ad arredamenti? Una spiegazione c'era. Quel mobile l'aveva comperato il padre di Maria Stella, Pasquale, qualche anno prima, intorno al 1953. Per una occasione di lavoro si era trovato in Abruzzo per qualche settimana. Al termine del periodo ritornò a casa con quella radio. Ne era rimasto particolarmente affascinato e l'aveva comperata senza consultare sua moglie, come faceva di solito quando doveva prendere decisioni che avessero un impatto economico, anche se non significativo per la sua famiglia. Quella volta aveva fatto un'eccezione per quanto quel mobile l'avesse colpito. La moglie al ritorno si arrabbiò un po' e a nulla valsero le giustificazioni di Pasquale, secondo il quale una buona parte del costo l'aveva coperto con la trasferta in Abruzzo che aveva percepito. Ma ormai era cosa fatta e tutti ci misero una pietra sopra. Bisogna dire che quell'apparecchio fu ammortizzato nel giro di poco tempo, perché tutte le sere, piuttosto che uscire di casa e andare al bar, Pasquale si metteva vicino al mobile e ascoltava musica classica. In particolare preferiva Donizetti. Questa passione contaminò anche la moglie, che ben presto dimenticò lo scivolone di Pasquale e il suo acquisto ad impulso. Dopo 2 anni, i genitori di Maria Stella vennero a mancare per un tragico incidente. Il dolore fu immenso e non facilmente superabile. All'interno della sua casa aveva bisogno di qualcosa che le ricordasse i genitori. Aveva provato con le foto, ma dopo un po' di tempo sembrava che esaurissero la loro funzione di memoria. Intanto, quando le era possibile, frequentava la casa paterna ancora intatta. Erano presenti tutti i mobili e non ne aveva ancora deciso un uso diverso. Passare per quelle stanze la faceva stare bene, ripercorreva i momenti vissuti con i genitori, li vedeva ancora lì, vicino al mobile bar, ad ascoltare Donizetti. Quella immagine conferiva grande serenità perché a sua volta rammentava quella dei suoi cari. Non c'erano altre immagini in grado di evocarle simili sensazioni. Per questo motivo, dopo un po' di tempo, decise di portare in casa sua il mobile bar e fonografo con tutti i dischi di suo padre. Non faticò molto per trovargli
un'appropriata allocazione, lo mise in mezzo agli altri mobili, nel salone dove era maggiormente presente. Alla stregua di Pasquale e sua moglie iniziò ad ascoltare Donizetti e le piacque moltissimo. Non aveva ben compreso se al piacere fosse concorso maggiormente l'apprezzamento per la buona musica o la gestualità che le ricordava i suoi cari. In ogni caso, Maria Stella non amava indagare in merito, si comportava così e basta. Per quanto avesse un buon numero di bottiglie di liquore in altri mobili del salone, ogni qualvolta riceveva una visita, non mancava di offrire un bicchierino prendendo i liquori dal mobile bar e magari accendeva la radio o il giradischi. Era consapevole che sua madre avrebbe fatto proprio così. By me to and fro, while the band is moaning low. Let me take your time, yeah. Sweet and slow, we ain't got no place to go. We ain't going to Buffalo. Dite che ce l'avete con me, allora va bene, ce l'avete con me, ecco. Umberto, come al solito, tocca corde che in questo momento sono molto sensibili. Perché... Vabbè, ma comunque se stiamo parlando di affetti, stiamo parlando di situazioni così buffe, diciamo, per sdrammatizzare un po' la cosa, ti devo dire che questa novella l'ho scritta... dopo 2 anni che avevo il mob, che avevo, diciamo, la Cosmos, perché pensavo che, insomma, farla a 2 anni, come visto, cioè dopo 2 anni sono morti i genitori, allora siccome l'avevo comprata anch'io un po' a impulso, diciamo, per sdrammatizzare, ho aspettato almeno 3 anni per scriverla, quindi non vorrei che avesse portato sfiga, insomma. Ecco. E quindi va bene, insomma, comunque, ecco, questa, diciamo, è un po', ecco, devo dire che ritornando un po', diciamo, all'aspetto più propriamente divulgativo, che questa marca, questa Cosmos Mona, io non ho trovato assolutamente niente, neanche tra i miei amici che, insomma, si occupano di radio. Anzi, magari faccio un appello radiofonico, se qualcuno conoscesse anche qualche notizia, diciamo, su questa radio, su questa, insomma, marca, mi farebbe particolarmente piacere, perché potremmo anche dedicargli un approfondimento ulteriore. Devo dire che ci sono state tante marche, sai, abbiamo parlato in più di un'occasione, Paolo, no? Dalle 300 marche di radio fino alle 500, 300 marche di radio che potessero fregiarsi del titolo di essere mediamente strutturate, intendendo per tale la possibilità di avere una produzione seriale e anche la definizione di un catalogo, no? Quindi questo, diciamo, si arriva a 300, però si arriva a 500 quando consideriamo, diciamo, tante fabbriche garage, no? Ecco. E probabilmente questa poteva essere una di quelle. Devo dire che però la bellezza del fregio, che magari nell'approfondimento evidenzieremo in maniera particolare, del fregio che, dove c'è scritto appunto la marca Cosmos Sulmona, sì, fatta in metallo e tutto quanto, lasciava intendere anche una buona aspettativa da parte di chi la produceva, insomma, no? Da chi, insomma, la prodotta, però ecco, non ho avuto ulteriori notizie, insomma, quindi potrebbe essere stata una meteora, ma ha fatto in tempo a realizzare una radio che ci ha ispirato, ci ha fatto passare una serata, e speriamo possa essere piaciuto anche ai nostri ascoltatori. Sicuramente sì. Interessante, parlando proprio della radio,
tutto quello che, no, questo modello racchiudeva, era multitasking, si direbbe oggi. Senti come usare oggi il multitasking? Oggi sì, c'è più saccocce, praticamente. Più saccocce, sì, faccio, c'è più saccocce. Più tasche, tasche. Cioè, no, vabbè. Okay. Sì, no, no. Vabbè, io l'ho provato. Interessante, porta bicchieri, porta bottiglie. Insomma, non scherziamo. Oh, ma tu non è che sei andato al portadischi, cioè porta bicchieri e porta bottiglie. Ma insomma, sì. Questo è, c'è una sublimazione, diciamo, dei tuoi, delle tue priorità, dentro, però. No, ma questo, dentro, sì, certo, però dentro ci stanno i succhi di frutta, perché uno che legge. Ah, sì, certo. No? Cioè, dicono tutti così. Come no? E l'uva non è la frutta? Poi io sì, sono, assolutamente. Sono mezzo stemio e praticamente mi tacciano tutti quanti che io bevo. Quando facciamo la trasmissione con Massimiliano, che salutiamo, facciamo il quiz, no? Sai, caccia all'opera. Caccia all'opera, siccome io mi invento sempre gli enigmi abbastanza rognosi, le nostre ascoltatrici e ascoltatori scrivono sempre in chat, tra parentesi, quindi lo leggono tutti, che avete svinato. Oppure lì mi sa che gira il nocino, capito? Cioè, dice, stanno giù così. È sempre questa sublimazione. Vabbè, ma è normale. A proposito di questa cosa, no? Sai, poi chi magari, magari fa un uso abbastanza importante, magari viene preso in giro, ma al tempo stesso viene preso in giro anche chi non ne fa assolutamente uso, no? Sì, c'era un vecchio detto, non so se tu l'hai, in romanesco. Nei confronti di uno che non beveva vino, gli veniva detto: oh, ma se non reggi il vino, l'uva magna della chicchi. Cioè, insomma, dai, basta nascere per essere presi in giro, dai. Assolutamente, no, perché io poi astemio quasi completo, cioè, ecco, riesco a bere poco, nel senso che mi piace qualche liquorino, ma dopo, no, un bel pranzo, un bel limoncello, ma più di là non vado. Niente da fare. Ma io sono vivo in una famiglia di astemi, cioè mia moglie astemia, mia figlia astemia, e mio figlio non beve assolutamente. Io magari, se provo qualche volta a prendere il vino, a bere un goccino di vino, devo fare come Fantozzi quando si mangiava, facevo la cosa veloce, poi mi fermo. Cioè, faccio un sorso, poi mi fermo, perché sennò è un problema. Vengo additato come uno, diciamo, come l'ubriacone di casa, che era. Sì, effettivamente. Chiaro. Devo dire che ho mia figlia, che dopo la sua, diciamo, permanenza in Veneto per 6 anni per l'università a Venezia, lì siccome vanno cicchetti, adesso quando andiamo, che andavamo, perché adesso non è possibile, quando andavamo a prendere un aperitivo a Venezia, io mi sedevo, dico, prendi, allora io e Maria Teresa prendevamo sempre no? Quella cosa analcolica. E lei dice, un bicchierino di Moscato. E io dico, ma come Moscato? Ma non scherziamo. E gli esami che facciamo? Scusa, il Veneto ha lasciato questa bellissima eredità, Chiara. Comunque è una bella cosa, è una cosa piacevole, diciamo, no? Sì, no, bere in compagnia, che c'entra, basta non passarsi. Allora, anche questa puntata volge a te. Ma hai notato che bella musica che ho messo? Sì, no, assolutamente, assolutamente. Ho visto che tu quando giochi, poi quando giochi fai sul serio. Mi piace tanto. Carino. Sei da questo punto di vista, no, non ti si può dire niente. Da altri punti di vista, dipende da dove prendi, insomma. Ecco. No, assolutamente. Credo che anche ai nostri ascoltatori possa piacere, perché sono musiche molto, molto distensive, sì, molto, molto belle, molto, e forse non si sentono tutti i giorni. Quindi questo fa parte anche un po' del nostro spirito, no? Cioè fare cose che magari non fanno gli altri, o perlomeno che non le fanno con la nostra frequenza. Devo dire che adesso i nostri ascoltatori ci stiamo veramente, sta per arrivare una valanga, ma che dico, un torrente di novità che con Umberto stiamo mettendo in campo, e devo dire la cosa che ci fa piacere, che tutte le situazioni che andiamo a mettere in campo sono felicissime di partecipare alla nostra web radio, che ha solo 4 mesi, quindi ancora una piccola, insomma, no? È neonata.
Sì, beh, questo fa parte anche della nostra enfasi. Noi quello che ci fa particolarmente piacere è continuare sul filone della divulgazione, raccontare cose che magari siano complementari a quanto già è presente, e questo, insomma, ci fa particolarmente piacere. Devo dire che c'è anche un buonissimo spirito di squadra, diciamo, tra una redazione non particolarmente estesa, insomma, no? Che però non è neanche Neanche piccola. il calcetto a 5 possiamo fare. No, niente, manca il calcetto a 5, però solo Diciamo che facciamo il calcetto a 5 con una squadra, però dobbiamo giocare col morto, nel io. senso che Certo, sicuramente sì. o giochiamo sul muro, battimuro, oppure Battimuro, oppure famo correre Massimiliano da una porta all'altra. Sì, vabbè, Ex arbitro gli Massimiliano, fa gli bene. corre, gli fa bene Massimiliano. Devo dire che comunque, innanzitutto, sabato andiamo avanti su una cosa che sta avendo un bel successo, che sono i gruppi, no? Gruppi, altri gruppi italiani sul nostro Musicando. Ci dobbiamo mettere adesso, ci sono delle novità che sabato vedrete. Stiamo facendo una ricerchina particolare proprio per i nostri radioascoltatori, e verranno edotti, santi che termine! Edotti, mi è uscito proprio così. No, Sì, no, beh, ma questa è una cosa interessantissima. Edotto, eh? possiamo anche chiudere la trasmissione, insomma. Sì, infatti. Quindi niente, noi con Umberto vi diamo appuntamento a sabato alle ore 18 con Musicando. Salutiamo Maria Teresa che mi guarda con due occhioni spallati per dire: hai finito di dire stupidaggini? Sì, ho finito. Buonasera a tutti. E come al solito lascio al nostro carissimo Umberto la conclusione, così impara. Chiamandomi alunni ho sempre questa. Certo. Va bene, allora un caro saluto a Maria Teresa che ci sopporta e un saluto a Paolo, diciamo, compagno gradevolissimo e piacevolissimo di viaggio. Io vorrei solo, diciamo, fare una riflessione su questa novella, che questa sera magari l'abbiamo un pochino trascurata affrontando altri argomenti, però è sempre piacevole poter così spaziare intorno ai vari aspetti, sperando poi di aver regalato anche qualche sensazione, qualche situazione. Ecco, volevo dire che per ognuno di noi esiste sempre una radio Cosmos sul Mona che ci può, per così dire, aiutare, che può essere, diciamo, un bellissimo, a prescindere dalla bellezza, che questo, insomma, però un interessante veicolo, un cardano che ci può ricordare chi vogliamo noi nel momento in cui vogliamo noi. Quindi con questo augurio a tutti i radioascoltatori, vi auguro una buona notte e una buonissima Ameria Radio. Ameria Radio ha presentato Novelle Radiose, rubrica settimanale con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua bell'età.